Questa ragazza aveva il sogno di diventare famosa e per diventare famosa ha scelto di togliersi la vita in live. Ciao a tutti ragazzi e benvenuti su questo nuovo video, un nuovo video True Crime. Come state? Allora, oggi volevo parlare di questa storia che è veramente triste e vi giuro che sono stato a spulciare l'account Twitter di una ragazza che si è tolta la vita in diretta su una piattaforma di streaming. Me l'avete chiesta in molti di fare questa storia. Ci ho messo un po' perché ho voluto prendermi il mio tempo e cercare di trovare tutte le informazioni al riguardo di questa ragazza che si chiama Roro Chan, almeno questo era il suo nickname. Ragazzi, come al solito vi chiedo se vi interessano altri video come questo di lasciare un mi piace e adesso iniziamo subito. La storia che vede coinvolta questa ragazza è una storia in realtà di qualche anno fa. Si è iniziato veramente a parlare di questa notizia su scala internazionale grazie al music video che ha fatto questa band, che ha fatto il music video di questa canzone come tributo a Roro Chan. In poco tempo praticamente la gente si è resa conto, vedendo quel music video, che non si trattava solo di una semplice trama di un music video, ma dei fatti che sono realmente capitati a Roro Chan. E ovviamente molti utenti sono andati a investigare su che cosa fosse successo realmente, perché devo dire che c'è veramente molto mistero riguardo questa storia. Prima di proseguire con il video, vorrei dire che comunque l'opinione pubblica su questo fatto è abbastanza divisa su quello che comunque ha fatto anche questa band con questo music video. Molte persone hanno detto che la band ha sfruttato la morte di una ragazza per guadagnarci sopra, mentre altri ritengono che questa track può aumentare la consapevolezza su determinate questioni. Personalmente non penso che abbiano voluto mostrare poco rispetto nei confronti della famiglia. Mi ha ricordato molto anche quello che hanno fatto i Gazette, che anche loro hanno fatto una canzone comunque tributo. Questa volta aggiungo un'altra ragazza che ha perso la vita in altre circostanze, magari boh, forse in futuro farò il video. Tornando comunque al discorso di Roro Chan, come vi dicevo che c'è un alone di mistero attorno a questa ragazza, ci sono state una serie di speculazioni. Da vari siti sono riuscito comunque a raccogliere queste informazioni. Roro Chan è una ragazza che era nata il 22 novembre del 99 e ha iniziato le sue live nel 2012 e voleva diventare famosa. Devo dire che non sono più disponibili le versioni complete delle sue live, tuttavia sono riuscito a trovarne qualche pezzettino. Sono sicuro che comunque se qualcuno andasse nel dark web, in qualche sito strano, potreste trovarle. Per ovvi motivi ho preferito non condividere le live, sapendo che quello che poi è successo a questa ragazza non mi sembra il caso di includere delle clip di live, perché veramente diciamo che non lo so, sembra proprio di vedere una ragazza con dei problemi mentali quando vedo queste live. Però magari questa è una speculazione mia. Se volete potete andare a cercare le loro live, ma personalmente ve lo sconsiglio. In ogni caso, quello che ho trovato dalle sue live, faceva svariate cose come suonare il pianoforte, cantare, correre nel traffico e in molte era anche seduta sulla cima di alcuni edifici, proprio come nel music video, tra l'altro. Il 23 novembre del 2013, tuttavia, come era solita, era lì a fare una live e a un certo punto si è lanciata dal balcone. Molte persone hanno commentato in diretta invitandola a farlo, sfidandola quasi. È stato anche qualche utente, devo dire la quantità più bassa, che comunque le ha detto di non farlo. Quello che si presume è che lei volesse diventare una leggenda. Questo veramente è veramente una delle cose che più mi spaventa anche dei social media, cioè questo voler fare di più, di più, di più per poter essere rilevanti, fino ad arrivare addirittura ad ammazzarsi per poter diventare famosi, cioè è veramente una cosa assurda che mi spaventa non poco, non so voi. Ci sono anche voci che dicono che è rimasta a terra per ore prima che qualcuno chiamasse l'ambulanza e successivamente è morta in ospedale, ma non so quanto questo possa essere vero, considerando che la notizia non ha avuto grande copertura. Io ne ho iniziato a sentire a parlare più che altro quest'anno, perché nel 2013 io sinceramente non ero a conoscenza di questa notizia, pur vivendo in Giappone. Nel 2013 non ne avevo sentito parlare, quindi la notizia non aveva avuto questo grande impatto nei media giapponesi, tantomeno nei media stranieri, presumo. In uno di questi in cui suona il piano, suona la canzone di Minky Momo. Dalla sua descrizione sulla sua piattaforma streaming e anche nella descrizione che comunque
comunque ha su Twitter pure l'immagine profilo, si può presumere che sia una fan di questo anime. È un anime che è stato prodotto negli anni 80 per vendere dei giocattoli, come era usanza fare in quel periodo. Ebbe un grande successo, ma i giochi non raggiunsero le vendite desiderate. La serie si concluse con la protagonista che venne investita da un camion e perse la vita. Tuttavia, fu in seguito risuscitata per poter far andare avanti lo show. Questa puntata fu mandata in onda tuttavia il giorno in cui c'era stato un grande terremoto in Giappone nella provincia del Kanto, e da lì la gente ha iniziato a pensare che questo anime fosse maledetto. Comunque si tratta di una morte di una ragazza, di una persona reale che aveva seriamente dei problemi, quindi andare a speculare su maledizioni e sul mistico quando si tratta di una storia del genere, secondo me preferirei evitare. Se volete un video su quest'anime, la maledizione di cui tanto si mormora, magari in futuro lo farò, non lo so. In ogni caso andiamo avanti e andiamo a vedere questo altro video. La ragazza che indossa un copricapo a forma di cono con un buco attraverso il quale poteva vedere. Mi sembra proprio di vedere una ragazza disturbata e non poco. Molte persone hanno detto che erano segni della sua instabilità mentale e altre prove possono essere trovate su Twitter. Il suo Twitter in realtà, quando lei ha perso la vita, aveva pochissimi follower, ma tipo 3 mesi fa ne aveva già 10.000 e adesso ne ha ben oltre 20.000. Quindi cioè negli ultimi 3 mesi si è fatta 10.000 follower. A me sembra incredibile che comunque Twitter non abbia chiuso l'account, perché cioè è inquietante che ci siano ancora giornalmente le persone che le mandano dei messaggi. Vabbè, perché capirei se fossero magari i suoi compagni o chi la ricorda, che magari le manda dei messaggi così per tenere vivo il suo ricordo, ma i messaggi che arrivano sembrano di fanatici più che altro, che fanno speculazioni o comunque che la prendono quasi come fosse un fantasma, capito? E quindi trovo un po' poco carina sta cosa. In ogni caso voglio leggere alcuni tweet, perché ho trovato vari video che parlavano dei tweet che questa ragazza avesse fatto di vari canali in inglese, però c'erano traduzioni molto molto approssimative. Per esempio c'era questo ha 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 ha, che era stato tradotto come, questo in giapponese potrebbe essere tradotto come risata oppure come mamma ha ha wa, ma chiunque sapesse il giapponese sa che nessuno tradurrebbe questo con mamma. In ogni caso leggiamo un po' alcuni dei tweet. Il 10 novembre twitta: il cristianesimo è una figata. Il 4 novembre: è una mia scelta e faccio quello che voglio. E poi qui ha scritto sta cosa che non lo so, mi ha un po' inquietato. Una persona che ha il pride otakai e praticamente molto orgogliosa e che si sente chissà chi, è abbastanza disgustosa. Qua dice kimoi kimoi kimoi, le fa ribrezzo. Non so se avesse dei problemi, perché comunque è una ragazza molto giovane, però diciamo che se voi leggete di fila settimane settimane di tweet, perché io sono andato indietro fino proprio ai suoi primi tweet per leggerli, cioè veramente sono inquietanti. Poi c'è anche questo che dice: vi farò schifo, quindi voglio morire. Se i miei genitori vedessero quello che io pubblico nelle mie live, comunque ci rimarrei male, sarei triste per questa cosa. E tra l'altro si scusa anche il 21 ottobre per alcuni contenuti che ha caricato a detta sua. Qua si sta parlando di una minorenne. Io ho letto tanti altri tweet in cui diceva che voleva morire, oppure che si sente sola. Si sente sola l'ha pubblicato tantissime volte, oppure voglio diventare un idol, oppure deve essere figo essere un idol. Parlava della scuola, si lamentava dei genitori, dei suoi amici. In un tweet tra l'altro ha anche detto che voleva essere Fukuda Haruka, che tra l'altro penso che sia un idol che particolarmente l'ammira, cioè sembrava, perché comunque segue solo 2 account e uno di questi è proprio quello di Fuka. In altri tweet parlava di essere stata bullizzata e in alcuni, tra l'altro ancora più inquietanti, si rendeva conto che non sapeva se lei fosse stata veramente bullizzata o se fosse solo la sua paranoia che la portava a essere a sentirsi come se fosse bullizzata. È come se ci fosse una voce nella sua testa che le dicesse che l'intero mondo fosse contro di lei, e in alcuni tweet sembrava chiedere aiuto e diceva di avere delle paure, ma non sapeva come poter essere aiutata. Interessante anche il fatto che in molti suoi tweet sembra che stia rispondendo a qualcuno o scrivendo a un conoscente, visto che scrive parole come sì, oppure sono appena tornata, adesso mi cambio, è ora del pranzo. Non so com'era Twitter nel 2013, però non è una tipologia di tweet che normalmente farebbero i giapponesi. Di solito fanno tweet più lunghi e dicono qualcosa, ma tipo sì, sono tornata, cioè sono dei messaggi
messaggi che manderesti a degli amici più che dei tweet. Quindi diciamo che il tutto è molto strano e inquietante, sapendo poi lo sviluppo che ha avuto questa storia. Vi voglio leggere anche delle risposte che sono arrivate in seguito alla morte. Hai ottenuto quello che volevi, congratulazioni. Qua alludeva al fatto che lei volesse diventare una leggenda e, secondo questo utente, avendo commesso questo, diciamo, atto, lei si è riuscita a diventare una leggenda. E ragazzi, questo è quanto. Questa era la storia di Roro Chan. Io ho letto i tweet e devo dire, cioè, ci ho passato una mattinata a leggermeli, devo dire che mi hanno un po' inquietato, soprattutto quelli corti che sembravano volessero dire qualcos'altro, ma non so il contesto. Io credo che ci sia stato, c'è un grande mistero. Infatti devo dire che non sono quasi riuscito a trovare delle notizie in giapponese, ma anche perché è una notizia piuttosto vecchia, perché è del 2013. E non lo so, ragazzi, io cosa vi posso dire? Sono delle persone che purtroppo magari entrano in questo loop mentale in cui sembra che tutto il mondo ce l'abbia con voi, o sembra che tutti siano contro di voi, o magari avete dei problemi, magari non lo so, dei problemi familiari, dei problemi con degli amici, o conoscete delle persone che hanno questi problemi, che magari hanno bisogno di aiuto e non riescono a gridare, cioè vorrebbero gridare, ma è come, non lo so, se foste sott'acqua e provate a gridare, cioè sapete, sono quelle cose che non si riescono a fare. Quindi io vi dico, ragazzi, stiamo attenti e cerchiamo di aiutare le persone che ne hanno bisogno. Non c'è nulla di male, nel chiedere aiuto, e cose del genere non devono più succedere. È una storia molto molto brutta, soprattutto sapere che questa ragazza aveva il sogno di diventare famosa e per diventare famosa ha scelto di togliersi la vita in live. Cioè, penso che veramente, non lo so, è triste, è molto molto triste. Vi voglio salutare, vi ringrazio per aver visto questo video e noi ci vediamo al prossimo. Ciao da Seba.